È una sostanza, tre persone. È il mistero della Trinità cristiana, cari amici. Dio è una sola sostanza, ma in tre persone, Padre, Figlio e Spirito Santo. E lo troviamo nel Credo. E, diciamo così, il Credo del Concilio di Nicea 325 d.C. con Costantino il Grande. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore e Signore del Cielo e della Terra, eccetera, eccetera, eccetera. E una sola sostanza, ma tre persone. Beh, ma cosa c'entra questo mio romanzo, Il Marinaio delle Antille, che c'entra? E il fatto è che questo mio romanzo, un romanzo che io amo tantissimo, tra l'altro è ambientato ai tempi del Terzo Reich, al tempo della formazione delle SA, le squadre di azione di Ernst Röhm. Beh, questo mio romanzo è stato recentemente video recensito dall'amico Massimo Baldo, alias Max Kuhn, il quale nel recensire questo mio romanzo ha detto una cosa molto interessante, cioè ha detto che lui ha letto questo romanzo e poi ha letto anche La Lama e la Rosa, vedete qua, e I Codici Segreti della Storia, e poi ha letto anche Il Tribuno Egizio, vedete che bello Il Tribuno, come si presenta bene, e dice che li ha letti tutti e tre, li ha letti, ma dice sembrano scritti da tre diverse persone, scritto così. E io la video recensione di Massimo Baldo, alias Max Kuhn, ve la metto come link nel riassunto di questo video, così voi potete ascoltare direttamente le sue parole. Lui dice io ho letto tutti e tre i romanzi di Serafino Massoni, tutti e tre, ma sembrano scritti da tre persone diverse. Sì, le tre diverse persone della Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, è un'unica sostanza, ma una tripartizione, cari amici. Capito, caro, che cosa hai combinato, Massimo Baldo, Max Kuhn, senza volerlo, forse neanche te l'hanno insegnato a te da piccolo, il catechismo, Io sì, a me l'hanno insegnato molto bene, Io la conosco molto bene la dottrina cattolica, Il catechismo lo conosco molto bene, Massimo Baldo. Chi è Dio? Dio è l'essere perfettissimo, creatore e signore del cielo e della terra. Dov'è Dio? Dio è in cielo, in terra, in ogni luogo, egli è l'immenso. Perché siamo stati creati? Siamo stati creati per conoscere, amare e servire Dio in questa vita e goderlo poi nell'altro paradiso. La conosco molto bene, Tra l'altro da piccolo ho fatto anche il chierieto, poi per pochi giorni sono stato in seminario, a 11 anni sono stato in seminario, ero bravissimo in seminario, però mi hanno cacciato via, capito? Dopo 9-10 giorni mi hanno cacciato via, perché hanno detto che non ero adatto a fare il sacerdote. Mio padre voleva che io facessi il sacerdote, il prete, e aveva ragione papà, aveva ragione. Qua mi fermo, cari amici, una sostanza e tre persone. Perché? Perché Massimo Baldo, alias Max Kuhn, ha recentemente recensito questo mio romanzo, Il Marinaio delle Antille. Ok, cari amici, a te Massimo Baldo, a tutti voi, tanti cari saluti da Serafino Massoni.